Ci prova il sindaco di Verona, Flavio Tosi, ad archiviare la polemica, parlando di fraintendimento e invitando Bossi a riconsiderare il contesto in cui erano state pronunciate queste parole. Io posso dire che i nostri deputati certe votazioni che abbiamo dovuto fare a Roma gli fa volta a stomaco come le hanno fatte. Volta a stomaco, parole dure dunque, non è la prima volta. Nei giorni scorsi al Premier aveva chiesto un passo indietro, inutile dunque la frenata. La rabbia di Bossi è esplosa in gesti e parole, un classico del repertorio del leader leghista, il dito medio alzato e una parolaccia. Tosi dice Bossi è uno stronzo, ha tirato nella Lega un sacco di fascisti, cosa che non può essere sopportata per molto. Non è certo una novità il dito medio alzato, lo ha mostrato più volte all'indirizzo di avversari politici e giornalisti, questa volta però lo ha riservato a uno dei suoi. Segno che il malcontento nel partito è sempre più diffuso e nell'era dei telefonini che ormai fanno tutto, sempre più difficile da nascondere. Ieri la diffusione del video di quanto accaduto qualche giorno fa a Varese, la dura contestazione da parte dei delegati, quando i vertici hanno deciso di nominare segretario provinciale Maurilio Canton per acclamazione senza alcuna votazione. E allora la resa dei conti sembra appena cominciata. Bossi, difeso dal capogruppo Reguzzoni, oltre che dal figlio, non nasconde che l'ipotesi espulsione sia stata presa in considerazione e così in difesa di Tosi scende in campo il sindaco di Varese Attilio Fontana, che dice chiaro e tondo: se buttano fuori Tosi viene giù il mondo.